Spiritus, mentes tuorum visita. Se posso pensare a due parole che esprimono che cos'è la vocazione per me, è innanzitutto relazione, perché essa è un rapporto di amore, un rapporto di amore tra me e il Signore Gesù che mi ama fino alla follia, e questo amore fino alla follia lo ha spinto a chiamarmi a seguirlo ogni giorno, nelle piccole e nelle grandi cose, con la certezza e la consapevolezza che Lui non mi abbandonerà mai. Il da'we abil kilshi hiye da'we lal farah, u bi nafs al waqt hiye da'we lal hub, inno nqul na'am lal hub ala mithal Maryam. Maryam min khilal bisharat al malak la'ala qalet na'am min khilal kalimatha ana amatun lil rabb. ونحن كمان مدعوين لحتى نقول النعم تبعيتنا كل يوم ونجددها كل يوم لحتى يكون فرحنا كامل ومحبتنا أكبر. A vocação é para mim uma chamada divina que precisa de uma resposta obediente, isto é, alguém conforme a sua vida àquela de Cristo que é vivida dedicando-se ao serviço de Deus, da humanidade e da criatura inteira. Vocation is a divine calling which needs a human response, that is, a joyful, generous, and total response. A vocation for me is a call to love, and in order to respond to this love, there are many different ways. I said yes, but I said yes to consecrated life first and foremost. As for now, I'm preparing for my diaconate ordination, which is, I also had said yes to priesthood. So we have many different ways to say yes in order to participate in the love of God. الدعوة بالنسبة لي قبل كل شيء هي دعوة حياة، لحتى نحن نقدر ندخل أكثر بعلاقة حميمة مع ربنا. الرب كل يوم بيقول لنا اتبعني، وهالجواب على كلمة اتبعني بتتجدد يوم عن يوم. Questi giovani frati vengono da diverse parti del mondo e hanno trascorso gli ultimi anni della loro formazione qui, nei luoghi santi. Con i doni ricevuti da Dio, cercano di rispondere ad una chiamata d'amore, nella gioia, ma anche nelle fatiche di ogni giorno, nell'ascolto della volontà di Dio e nell'obbedienza. Un cammino vocazionale che ha portato questi sette giovani frati ad essere ordinati diaconi domenica 21 maggio nella chiesa di San Salvatore a Gerusalemme, in una celebrazione presieduta da Sua Beatitudine Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Presenti il nunzio apostolico Monsignor Adolfo Tito Ilana, il vicario della custodia Fra Ibrahim Faltas, tantissimi sacerdoti, oltre che parenti e amici giunti a condividere questo giorno pieno di gioia. In una diatriba con i farisei. Nella sua omelia, Sua Beatitudine Pizzaballa ha sottolineato come la gloria di Cristo si trova nell'amore e nella gratuità. Diventare diacono significa tornare servitore e fare un dono totale di sé, assumendo lo stile della vita di Gesù. Imporre le mani significa due cose: innanzitutto invocare lo Spirito Santo, ma invocarlo attraverso la Chiesa, perché è nella Chiesa che i doni fanno frutto, e la Chiesa ha cambiato tante cose, ma questo resterà sempre. È il modo in cui la Chiesa si unisce al desiderio di Dio di continuare l'opera del Regno di Dio. Queste ordinazioni sono un dono del Signore alla custodia e un dono della custodia alla Chiesa locale e universale.